Penultimo turno di campionato con tutte le tre capi classifiche del torneo in casa, Chieti, Ternana e Andria. I neroverdi hanno fatto per intero il loro dovere, hanno battuto il Fano per 2-1, la Ternana ha battuto 3-0 il Fasano, l'Andria ha battuto il Gubbio per 1-0. Verdetti dunque rimandati all'ultima partita che vedrà tutte e tre le squadre fuori casa. Il Chieti andrà a Bisceglie, mentre l'Andria andrà a Fano, la squadra di oggi vista qui all'Angelini, e la Ternana concluderà a Celano. Per tornare alla partita di oggi, splendida giornata di sole, pubblico abbastanza numeroso, Chieti che ha vinto per 2-1 meritatamente, ma qualcosa non è andato sotto l'aspetto della direzione arbitrale ancora una volta. Tutto questo fa molto pensare. Noi ci auguriamo che alla fine naturalmente trionfi lo sport, le squadre schierate con parecchi assenti, soprattutto il Fano, Minuti e Ravotti infortunati, Sottili squalificato, Cecchettini in Brasile, un giovane che ha giocato anche parecchie volte in prima squadra insieme alla squadra nazionale di De Sisti, squadra che ricordiamo annovera tra le sue file anche il baby teatino nero verde Tomei. Squadra di Toni Giammarano invece senza la punta Sgherri per il noto guaio agli adduttori, inserimento di Di Tommaso in mediana con Torrisi numero 7 e Baglieri numero 11. Null'altro da dire se non ricordare il nome dell'arbitro, il signor Destro di Novi Ligure, che ha combinato parecchie ammonizioni in campo, 3 addirittura al Chieti, una di queste Genovasi che purtroppo nell'ultima di campionato dovrebbe saltare la trasferta di Bisceglie. Ma siamo subito in cronaca. Al primo minuto Baglieri alla prima azione offensiva del Chieti va subito in gol, vedete la bella azione dell'attaccante neroverde che si libera di un avversario e scaraventa in rete alle spalle dell'incolpevole Misefori, 1-0 per il Chieti. Al settimo c'è da sottolineare l'uscita di Spuri su Filippi, ecco la vedete, mentre al ventesimo ancora in evidenza Corrado Baglieri, uno dei migliori in campo sicuramente oggi, che dal fondo recupera un bel pallone che sembrava perso e tira di prima intenzione. Forse sarebbe stato meglio crossare al centro, Baglieri ha preferito andare alla conclusione, il pallone è terminato sull'esterno della rete. Al 33esimo azione di Presicci sulla destra, cross e colpo di testa di Baglieri al centro dove non c'è nessuno per approfittare della ghiotta occasione. Due minuti più tardi, fallo su Fiaschi, dal limite Genovasi, da una posizione sicuramente molto molto favorevole per il libero neroverde che va al tiro e realizza uno splendido gol, 2-0 per il Chieti. Proprio allo scadere dei primi 45 minuti ancora un calcio di punizione, questa volta batte Graziani, colpo di testa di Alfieri ma para Misefori. Con le immagini siamo alla ripresa, al quarto minuto azione di Lombardi che è subentrato da poco a Renzoni, contatto con Presicci, va a terra il numero 15 del Fano, l'arbitro il signor Destro di Novi Ligure concede il calcio di rigore, rivediamo l'azione. Va al tiro Boccia che realizza 2-1 per il Chieti e partita che viene riaperta. Al 60esimo tocco di Graziani, tiro di Genovasi, raso terra, pallone che termina fuori sulla destra della porta difesa da Misefori. Al 67esimo la più ghiotta delle occasioni per portare a 3 le reti per il Chieti, sempre sul calcio di punizione, conclusione del solito Genovasi, deviazione impercettibile dell'estremo difensore ospite e palla che colpisce la traversa e rientra in campo. Al 69esimo cross di Baglieri, bella azione dell'attaccante neroverde, Alfieri in bella girata indirizza in porta, altrettanto bella la risposta di Misefori. Al 77esimo Baglieri va a terra in area, reclama il rigore insieme a tutto il pubblico neroverde, ma l'arbitro fa cenno di continuare, rivediamo l'azione. All'82esimo azione di Tommaso, Alfieri, Fiaschi, perde un po' tempo l'attaccante neroverde, poi recupera, tira in porta ma il pallone termina fuori. All'87esimo ultima azione degna di nota, Graziani con un passaggio all'indietro, serve inavvertitamente Filippi, esce Spuri a valanga e sventa la minaccia.
Yeah.